In questo numero di Salute Magazine, all'IDI di Roma, un polo di dermatologia oncologica e chirurgica. SMA, i benefici della terapia genica precoce sui bambini. Il ruolo degli esosomi nella diffusione del Covid. Ecco, grazie. All'IDI IRCCS di Roma è stato inaugurato il nuovo polo di dermatologia oncologica e chirurgica, una struttura nata anche grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro e del suo presidente Emanuele Francesco Maria Emanuele. Ho pensato che questa problematica dovesse essere affrontata in maniera radicale e non più meramente ambulatoriale, ma con interventi clinici, ovviamente diagnostici, ma anche clinici e chirurgici in maniera innovativa. E questo è ciò che ha spinto me e la fondazione che io presiedo a dare questa risposta e, come ho avuto modo di dire, amerei molto poter implementare, così come ho fatto in altri luoghi, con delle tecnologie che sono assolutamente innovative nel nostro paese, anche l'intervento chirurgico che qui si svolge secondo le tradizioni. Il centro, diretto da Giovanni Di Lella, è composto da aree ambulatoriali di diagnostica di secondo livello, ambulatori specialistici dotati di laser di ultima generazione e da un'area chirurgica con un'ampia sala operatoria e locali dedicati alla preparazione del paziente e al risveglio. Un centro che integra in maniera organica le competenze sia cliniche che di ricerca per riuscire a superare i limiti di una utilizzazione quotidiana di tutte le informazioni che la pratica clinica ci consente. Un centro che sarà caratterizzato da una avanzata possibilità di analisi dei dati dei pazienti per riuscire a fornire risposte sempre migliori non solo alla ricerca ma anche ai bisogni di salute dei cittadini. Il nuovo centro è stato pensato anche per offrire assistenza psicologica al paziente e ai familiari che lo assistono. Si rafforza l'oncologia romana con questo polo dedicato alla dermatologia. L'IDI è uno dei pochi IRCCS italiani per la dermatologia, ovvero un'eccellenza importante, e oggi Roma su questo tema è più forte e più sicura. Nuovi dati rafforzano ulteriormente il beneficio della prima e unica terapia genica per l'atrofia muscolare spinale, che si somministra una sola volta nella vita. Uno studio ha dimostrato che i bambini con tre copie del gene di backup SMN2, che sono stati trattati in modo presintomatico, hanno raggiunto traguardi motori appropriati alla loro età, inclusa la capacità di stare in piedi e di camminare. Inoltre, un'analisi descrittiva post hoc di altri studi ha indicato che, dopo il trattamento con onasemnogene abeparvovec, i bambini con SMA di tipo 1 hanno raggiunto o mantenuto importanti traguardi della funzionalità dei centri bulbari. Tra questi, la capacità di parlare, deglutire, soddisfare i bisogni nutrizionali e mantenere la protezione delle vie aeree. Il commento di Filippo Giordano, Vice President General Manager Novartis Gene Therapies Italy. Sono risultati effettivamente straordinari perché dimostrano ancora una volta che la terapia genica, che ricordiamo interviene sulla causa primaria della patologia, quindi sostituendo il gene SM1 responsabile della patologia, quando somministrata nei primi giorni di vita del bambino, dà risultati eccezionali. In questo caso possiamo osservare che addirittura bambini trattati presintomatici raggiungono risultati, traguardi straordinari, esattamente come quelli raggiunti da bambini sani. Quindi la possibilità di rimanere in piedi senza assistenza e addirittura la possibilità di camminare. Quindi una considerazione molto importante, che chiaramente la SMA, l'atrofia muscolare spinale, ad oggi può avvalersi di tre terapie, la terapia genica è appunto una di queste. È davvero fondamentale l'attivazione a livello nazionale e a livello regionale dello screening neonatale, quindi è da un punto di vista etico davvero molto molto importante, io direi quasi, mi permetterei di dire, obbligatorio dare la possibilità a questi bambini di avere la stessa vita che hanno i loro coetanei sani.
È stato dimostrato che le vescicole extracellulari, gli esosomi, contribuiscono alla diffusione delle infezioni virali, ma ancora poco si conosce sul loro ruolo nella patologia da Covid-19. In un recente studio svolto dall'Istituto Nazionale Genetica Molecolare di Milano e pubblicato su Frontiers in Immunology, sono stati mostrati dati comparativi sugli esosomi recuperati dal plasma di pazienti con forma moderata o severa di Covid-19. Il significato, il metodo dello studio e le prospettive che apre, nelle parole di Elisa Pesce e Chiara Cordiglieri dell'Istituto Nazionale Genetica Molecolare di Milano. Il significato di questo studio è la caratterizzazione di degli esosomi, quindi di queste vescicole extracellulari provenienti da pazienti malati di Covid con sintomi lievi e severi. E all'interno di questa caratterizzazione noi siamo riusciti a scoprire che portano un messaggio positivo per quanto riguarda i pazienti con sintomi lievi, in quanto risultano in uno svolgimento di un corretto funzionamento del sistema immunitario, mentre per quanto riguarda gli esosomi derivati dai pazienti con sintomi più severi, queste informazioni sostengono maggiormente l'infiammazione che sta alla base di questa malattia. Inoltre abbiamo scoperto, attraverso appunto una collaborazione con il CNR, che questi esosomi derivati dai pazienti con sintomi lievi hanno sulla loro superficie e presentano questi frammenti della proteina Spike, e questo è stato possibile attraverso un grosso lavoro di microscopia. Per condurre al meglio questa ricerca sono stati impiegati diversi metodi di microscopia ad altissima risoluzione, correlati uno all'altro e comparati in maniera precisa e specifica uno con l'altro, per riuscire a visualizzare in maniera dettagliata e precisa strutture biologiche così piccole come le esovescicole extracellulari. È necessaria una microscopia che va oltre tutti i limiti di risoluzione noti e immaginabili. Un parallelismo con la microscopia elettronica è ovviamente doveroso, ma la microscopia elettronica purtroppo non porta la specificità dei multicolori, non permette di visualizzare in contemporanea più strutture e più proteine. Quindi abbiamo dovuto correlare la microscopia elettronica con la microscopia super risoluzione, utilizzando la tecnica STORM, che permette l'analisi delle singole molecole. Queste due tecniche insieme rappresentano un impatto tecnologico avanzatissimo e aprono la strada a futuri lavori sulle esovescicole.